meraviglia. Eccoci qua, ben trovate a tutte e a tutti. Grazie ancora una volta per aver deciso di seguirci in questa diretta del sabato. Una diretta che oggi è anche dedicata alla vigilia di Pasqua, dove dobbiamo restare necessariamente tutti a casa per i prossimi 3 giorni. Dunque, noi andiamo a cominciare naturalmente ringraziando le pagine che ci seguono, oltre le nostre, che naturalmente sono proiettate su questa diretta. Ringraziamo anche Inchiostro di Puglia, La Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno, il Toti e Tata Fans Club, il Teatro Pubblico Pugliese, Sul Pezzo, Developing. Ci sono tantissime pagine che si sono aggiunte. I Like Puglia, sulla quale potete seguire, se non avete Facebook, la diretta su www.ilikepuglia.it. Oggi c'è un sorpresone, perciò abbiamo dato questo inizio pop rock musicale, perché abbiamo delle guest star straordinarie. Però prima di arrivare alle guest star, che naturalmente in quanto tali arriveranno alla fine di questa diretta, noi ci colleghiamo, sempre rimanendo nell'ambito musicale, con la nostra sala concerti, dove ci attende un grande cantante musicista. Eccolo, non c'è. Come? Avevamo detto che deve... Abbiamo cominciato! No, scusate, mi avevano chiamato per prendere il caffè, prima si era freddato, allora ho fatto fare un'altra macchinetta per prendere... Scusate, a voi piace il caffè freddo? No, non piace. A me piace essere puntuali, sai, se uno ha un impegno, allora si mette là un po' prima. Hai ragione. Ben trovato, come stai? Ben trovato anche a te. Sono nella sala, è presentata la sala della musica. Sala concerto, ho detto che ad attenderci c'è un grande cantante musicista, e quindi siamo pronti. Tu. Grazie. Siccome l'altra volta tu hai fatto quella canzone bellissima che è Mio Padre, che è molto romantica, molto lasciva, molto passionale. No, lasciva non lo so che vuol dire. La romantica. Romantica, molto, molto, romantica, molto decore, direbbero a Roma. È piaciuta. Io non riesco a capire come mai, nonostante non si senta bene pianoforte, la voce, la gente continua a chiedere. Io lo faccio volentieri. Dai, ma è la tua interpretazione che travalica tutte queste cose. Sì, vabbè. Comunque posso dire una cosa? Allora. No, volevo dire, lasciamela dire questa cosa, abbi pazienza, hai visto che giornata meravigliosa. Fantastico. Fantastico. Hai visto che sole pazzesco stamattina, pensa, io mi sono svegliato presto, è un sole così grosso che non riusciva ad entrare dalla finestra, tante e dicono che sarà così addirittura domani, che è Pasqua appunto, e dicono che sarà così pure lunedì, che sarà pure così. Infatti io prima di iniziare volevo fare questa riflessione. Prego. Io lo so che questo è un momento molto delicato della nostra vita, che noi dobbiamo raccogliere tutte le forze per avere pazienza, perché noi, mi sembra che tu l'abbia detto, dobbiamo rimanere a casa è proprio un dovere. Ora, dico io, proprio perché dobbiamo rimanere a casa, dacci una mano, non dico fai piovere, ma almeno fai trovare un po' il tempo grigio, fai trovare due nuvole. Non ti do torto, perché effettivamente ogni anno il lunedì di Pasquetta o piove o è nuvoloso. Bravo, io quello stavo a dire. Cioè, sono 5 anni che organizziamo domenica e lunedì con gli amici, i parenti, alluvioni, temporale, terremoto, ma cioè morta la pandemia. Allora, è un test. Allora, diciamo che è un test di resistenza. Non ho capito, che è un toast? No, è un test. Dopo il caffè volevi il toast? No, il caffè si prende dopo mangiato. No, dicevo, mi sembra un test di resistenza, perché uno non vuole uscire di casa. Una persona coscienziosa sta in casa, perché rimane, però con questo sole devi mettere proprio le catene ai piedi. Comunque, Tonio, interpreti il sentire comune. Però noi ancora più per questo dimostreremo di essere comunità e responsabili. Anzi, sai che facciamo? Intratteniamoli tra le pareti domestiche con facciamo un'altra canzone romantica. Guarda, io ti faccio una domanda, così poi tu l'aggancio, non so, credo tu abbia gli accordi, però che fine ha fatto Piero Cicala? Pier-
Piero Cicara, che non tutti sanno, è il cugino di Piero Scamarcio. È il cugino, ma perché è proprio l'amore nei confronti di quel personaggio che poi ha fatto nascere il personaggio di Piero Cicala. Ma tu lo sai che alcuni dicono che quella sia stata una delle tue migliori interpretazioni? Il film era Se sei così ti dico sì, dico bene? Sì, Se sei così, di Eugenio Cappucci, un grande regista, un amante proprio di Piero Scamarcio. Piero Scamarcio, anche dello sviluppatore di emozioni, Cappucci. Di Piero Scamarcio, ha chiamato Cappucci, Eugenio ha detto pure sciippatore, a me mi piace. Comunque. Sì, no, non è che non gli piaceva un po' di meno, più Scamarcio proprio, se no faceva il film sullo sciippatore di emozioni. Bella interpretazione, e l'hai scritto questa canzone meravigliosa che si intitola, come si intitola quella canzone? Amami di più. Ho scritto questa canzone, ho scritto la musica di questa canzone, poi il testo l'ha scritto un grande performer, un grande autore che si chiama Alessio Bonomo, che posso dire che è un poeta, proprio ha scritto proprio delle cose meravigliose. Amami di più, proprio quando cado. Amami di più, ad esempio adesso che l'orizzonte ancora non è quell'azzurro che sognai per noi. Amami di più, perché l'amore è un frutto che non sazia mai, è il mordere più dolce che c'è. Tu amami di più, ed io farò lo stesso, t'amerò di più adesso. È tempo di guardarsi negli occhi ormai, di sciogliere le nostre paure, di darsi di più, ancora di più, amarsi e non frenare mai. Tu amami di più, perché un uomo non è solo quel che ha, tra le stelle e le macerie mi solleverò, già domani aprirò per te le mie ali, perché amarsi è di più. Tra le stelle e le macerie volerò, già domani voleremo in due, ali al sole, e se un giorno tu cadrai. Io ti raccoglierò come forse un ramo e ti innaffierò fino a quando non fiorirai. Bellissima, complimenti. Grazie, è un piacere, ma voglio darti questa notizia, mi sgancio, mi fa piacere sganciarmi ogni tanto. E perché tu vuoi sganciare? E poi torni? Fai come Kramik. Niente, se ne va. Io vi volevo solo far vedere la meraviglia di questa coprotagonista di Solfrezzi, Belén Rodríguez, che è di una dolcezza, di una bellezza meravigliosa. Adesso non so se questa cosa si possa o meno dire, Emilio adesso si sta riagganciando, ma io Belén la trovo proprio
bellissima, tra l'altro con una carica sensuale. Io proprio non ho nessun timore a dire che a me Belen mi arrapa proprio. Ecco, lo dico in questo modo. Lo dico in questo modo per dire, ma non ci credo assolutamente neanche io, perché una donna come tutte quante le altre, né più e né meno. Va bene, allora leggiamo alcune dediche che sono già arrivate. La prima è Vustat Vaut, bravi, siete entrati nel tema. E poi vogliono sono sapere... Sono tornato, Antonio, sono tornato! Ciao, 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 ben ritrovato. No, avevo detto, mentre tu eri via, che io trovo molto bella Belen... sì. Mi sono beccato uno scappellotto fuori scena o in scena, decidi tu, però quello che conta in realtà è che quello è stato un bel film. Tu quanti ciak hai fatto con la Belen? Hai fatto un sacco di ciak, perché stavate sempre insieme, no? No, ho fatto i ciak che servivano, non è che allora uno si mette e fa dei ciak in più. Lei è brava. Beh, inutile, brava, abbastanza brava, sì, ma senza... Molto professionale. C'è un... Ma cos'è la cosa che ti piaceva di più del suo modo? Il modo di camminare. Vabbè, ma adesso perché approfondire? Perché ti giri sempre da quel lato? Ho capito. Allora, pure a te, io me lo so beccato. Allora, è normale, è brava, diciamo, è un'attrice brava. Ma senza, non è che mi piaccia più di tanto. No, neanche a me. Volevo dire, andiamo avanti, sì. Perché veniamo alla diretta. Qua ci sono un sacco di dediche, perché noi siamo diventati la radio anni 70. Io devo innanzitutto, ne devo fare tre o quattro io, poi passi parli tu. Allora, io devo fare gli auguri a Nicola Tagarelli, che compie 30 anni. Tanti auguri, Nicola. Poi a Pasquale, a Mirne, che ci saluta da Lugano. A Smirne? No, Smirne, quello sta in Asia. Mirne da Lugano. Mirne. Poi un bacio a Maria Grazia, che pure ci segue, guai se non la salutiamo. E poi gli auguri in anticipo, perché li compie lunedì, a Mariangela da Molfetta. Va bene. Altro che radio degli anni 70, ancora prima ancora che nascesse. Un'altra che è appena arrivata, Antonio, vuole che gli facciamo gli auguri, Antonio da Mola, perché è diventato papà. Questo è meraviglioso, poi di questi tempi una notizia meravigliosa. Auguri, auguri, auguri. Come si chiama il bambino? Bambino, e non me la scrivo. Bambina, femmina, non l'ha detto? Vabbè, benvenuto al mondo a chiunque, maschio o femmina. Auguri. Vai avanti. Dimmi un po' quella roba di... Antonio. Sì? Perché trovo strano che a te ti arrivano tutte queste cose. A me le cose più strane, io alcune me le sono... C'è una ragazza che mi scrive: ciao ragazzi, intanto grazie. Se vi avanza tempo, cioè, solo una pugliese può scrivere se vi avanza. Che vuol dire se vi avanza tempo? Non è che uno, sai, devo morire, capito, a 72 anni, poi avanzava il tempo. Non è che c'è il tempo, non avanza, il tempo sta e basta. Se vi avanza tempo, potreste convincere il mio compagno a mettersi una cosa diversa dal pigiama e dalla vestaglia in questi giorni di quarantena? Lui è contentissimo dell'obbligo di permanenza in casa. Ha ragione. Esatto, ma infatti io non ce l'ho con lei. Io mi volevo rivolgere a lui, perché poi adesso, siccome non ha, dica io, tu vuoi che diciamo una cosa al tuo fidanzato, manco metti il nome del fidanzato. Facciamo Tommaso. Tu non puoi girare dentro a casa sempre con pigiama o con la vestaglia, che fai già normalmente non sarai un adulto, perché un si mette la vestaglia, guarda che poi non vi meravigliate se uno si vuole divorziare, perché quando andate in chiesa la promessa di matrimonio è in salute e in malattia. Sulla pandemia non scrivono niente, non è che c'è scritto qualcosa. Bravo, fanno sempre in tempo ad andarsene. Bravo, è quello che dicevo. Assolutamente, certo. Diamoci una mossa pure noi. Qua ne è arrivata un'altra che dice: buongiorno carissimi. Sì. Mi potreste gentilmente dare gli accordi per chitarra di Moe Chie, anche dietro un modesto compenso?
Moe chi è la canzone di Piero Scamarcio? Se gli diamo gli accordi per chitarra, quale ci dà pure un modesto compenso. Vabbè, allora dai il numero in privato, dietro dipende dal compenso. Come si chiama questo? Non si firma, però tu chiamaci in privato. Sì. Io direi che una pastiera a testa può andare, che dici? Una pastiera. A testa, una siamo in due, almeno due pastiere. Ah, una pastiera a testa, una pastiera a testa. Va bene. E noi chiudiamo gli accordi, va bene? Una pastiera a testa, a me piace una pastiera a testa. Questo pure è bello, senti questo. Quando ero piccola avevamo una coppia di cocoriti, li avevamo battezzati Toti e Tata. Quando ne moriva uno, ne prendevamo un altro e gli davamo lo stesso nome. Madonna. E andavamo avanti così per 20 anni. È la stessa cosa che fa mia moglie. Appena muoio mi sostituisco. Si possono dare il nome ai cocoriti? No, ai cocoriti comunque stanno cocoriti, sì. Adesso non voglio dire, sarà sempre tutta a me, Captain. Anche poi non si firmano. Io non, no, ma a proposito di paura, perché questo è un momento in cui bisogna aver paura, questo è vero, Antonio. Io a mio marito gliela posso dare che comunque ci vivo in casa o aumento i rischi del contagio, perché i medici non ne parlano. Ora giuro che è vero, non ci credo, guarda. No, ma soprattutto, ma perché a noi? Cioè, bravo, siamo noi, siamo la capua, chi siamo noi? Non lo so, Burioni, cioè, non lo sappiamo. Se io a tuo marito sarei generosa in questo periodo, bravo, però decidi tu, non so dove va tuo marito, non conosciamo le vostre abitudini. Comunque grazie di avercelo scritto, per carità. Dagliela, tanto siamo tutti maggiorenni, dagliela. Vabbè, ognuno sa le cose sue. Ecco qua, questo invece è scritto, scrive Antò, me lo dici in diretta, ma to Rocco come sei cozzalo? Rocco, come sei cozzalo? Ma ciao, ti lo dico pure io, sei cozzalo bis, sei proprio come il cozzalo nero. Vabbè, comunque, qua non ci dobbiamo perdere in chiacchiera. È bello, a noi piace fare questa trasmissione anche per Bergamo, per Trieste, queste città che ci seguono in tanti da là. Abbiamo nell'altra stanza queste guest star che scalpitano, non vedono l'ora di entrare, questi grandi, questo grande gruppo. Ah sì, oggi è una giornata particolare, noi siamo particolarmente ansiosi di presentare questo gruppo. Allora, prima di presentarvi però, io vorrei collegarmi, come facciamo di solito, con l'arma dei carabinieri, perché vorrei sapere come sta andando, come va la situazione in Italia, perché il nostro è un osservatorio speciale, sappiamo che mai come in questi giorni bisogna rispettare i dettami, le regole della quarantena, e dunque noi siamo collegati in diretta da Agrigento, dentro dalle vostre prime case, uscito dalle ville, diretta da Agrigento, l'ha puntato Perchione, ha puntato, mi conferma lei essere a Fregene? Sì, no, abbia pazienza, signor Stornello, qua stiamo facendo, prego. Stornaiolo, che è Stornello? Stornello, va bene, Stornello, come le pare a lei, abbia pazienza, noi stiamo ispezionando le ville del litorale laziale, stiamo citofonando a tutte le ville, non abbiamo tempo da perdere. Citofonando, cioè, state citofonando, scusate. Stiamo citofonando, c'è stata un'immigrazione di massa, ci sono arrivate segnalazioni che intere famiglie spinte dal bel tempo e dalla Pasqua in arrivo, in totale in osservanza delle regole nottetempo, si sono recate, si sono spostate dalla propria abitazione principale alle seconde, alle terze, comprese alle quarte case al mare. Ma accidenti, ma questi sono degli screanzati, ma questi non sanno a cosa vanno incontro, ma insomma, bisogna correre ai ripari, perché ho la situazione sotto mano, ma si sono spostati in tanti? Sì, lo stiamo verificando, diciamo, ci hanno dato un compito di controllare la costa laziale da Civitavecchia a Gaeta. Alla faccia, e quello è che siete un plotone, siete per controllare tutta questa costa. Non faccio lo spiritoso, siamo io e l'appuntato scelto Vitaccia, abbiamo un anno di tempo per stanare i delinquenti. Un anno, tra un anno chissà dove stiamo, Perchione, chissà dove stiamo, piuttosto ci dica, ma questi si sono spostati sul litorale, io ho capito, per andare alle case al mare, per trascorrere lì la Pasqua, no? Sì signore, signor Stornolo. Stornaiolo. Signora, questi sono venuti qua per farsi le vacanze di Pasqua oggi.
ci sono le prove generali di domani, lei non può capire in questo momento l'odore di agnello alla brace che si spande per tutta l'aria, ce l'ha puntato Vitaccia, sta tutto abbacchiato. E come mai? Quando sente l'odore dell'abbacchio si abbacchia. Vabbè, perché è vegetariano. No, non è vegetariano. È vegano. Eh? Allora è vegano. No, è di Vegliano, è una frazione di Viterbo. È vegano, altro che vegano, quello digerisce pure le pietre. Ma io me lo ricordavo come una buona forchetta in faccia, infatti, a Vitaccia. Scusi. Sì, scusi, signore, abbia pazienza, Stornarulo. Qua bisogna. Stanno rispondendo al citofono. Buon pomeriggio. Sono l'appuntato Nicola Perchione. Può farci entrare cortesemente? No, ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse. C'è qualcuno che dice che voi siete in casa. Siete in casa? Ah, va bene, grazie. Come non detto, grazie tante, grazie, arrivederci. Che le hanno risposto? Niente, hanno detto che in casa non c'è nessuno. E lei che cosa fa? Niente, se non c'è nessuno vado a controllare la casa a fianco, non c'è nessun motivo per cui perda tempo. Certo, se non c'è nessuno. Senta, Perchione, lei mi sembra come al solito ligio al dovere. Avete fatto molte multe oggi? Non è affatto facile multare le persone al giorno d'oggi. Pensi che prima in un'abitazione sono state rinvenute nell'ordine coratella d'abbacchio, fettuccine all'uovo, brodetto pasquale, uovo di Pasqua, 5 kg di pastiere, una teglia di maritozzi e una grande quantità di avanzi in carta da forno predisposti per la giornata successiva del lunedì dell'angelo, detta anche Pasquetta. Non siamo riusciti a fare niente. Com'è possibile? Scusa, tutto sto ben di Dio, com'è possibile? Niente, non siamo riusciti a fare niente perché il proprietario della casa ha detto che quella non era la sua seconda casa, dice che è la penultima. Ma quante case tiene questo qua? Tiene 3 case. Quindi questa è la seconda? No, signore, il cittadino insiste a dire che è la penultima. Nel decreto purtroppo non si parla di penultime case, sono stato costretto a lasciarla andare. Va bene, abbia pazienza, facci continuare il lavoro. Non deve essere così, badare così ai cavilli della legge, lei la deve far rispettare la legge, Perchione, siamo in un momento Vitaccia, prenda quei maritozzi e vada a citofonare. Me lo saluti tanto cuore, Vitaccia, arrivederci. Non è che stiamo alle villeggiature, uscito fuoro dalle ville. Intanto arrivano ancora un sacco di commenti, si riferisce al miracolo di cui Emilio dice dalla con la maschera, boh, qua non si capisce proprio che hanno scritto. Angelo Chirone scrive: Antoni, Pink Floyd non ti piacciono proprio, sì, infatti non mi piacciono proprio. Francesco ci saluta da Riyadh, penso un poco, Emilio, da Riyadh addirittura, dal Medio Oriente. Poi Tommaso ancora ci fa delle altre belle domande: dove sta il cane? E Anna Ricco dice: Emilio, sì, voglio le tue mani. Va bene, io adesso mi sgancio, vado a prendere le mani, poi torno con le mani e le do. Io intanto, mentre tu ti sganci, chiamo una nostra amica, una nostra corregionale, che lei si trova a Cambridge. Eccola qua. Adesso metto il viva voce, spero di farcela. Sì, squilla. Pronto? Pronto? Ecco, si sente, ragazze? Si sente, ragazzi? Ditemi un po', fatemi sì con la testa se si sente questa diretta. Allora, abbiamo in diretta da Cambridge una pugliese puro sangue, Loredana, vero? Sì, assolutamente. Ciao Antonio. Ben arrivata, Loredana, è una gioia ascoltarti. Allora, noi siamo rimasti colpiti da un messaggio che ci hai inviato, perché tu ci hai scritto: che bello, come al solito, ascoltarvi il sabato, eccetera, eccetera, però fate qualcosa perché qui in Inghilterra comincia a scarseggiare la carta igienica, cioè? Sì, esatto. Praticamente quando ci siamo avvicinati all'inizio ufficiale della quarantena qui in Inghilterra, ci si è resi conto che nei supermercati la carta igienica era praticamente finita. Cioè gli inglesi avevano proprio preso d'assalto i supermercati, come hanno fatto in Italia per... Ma lo sai che questa è una cosa che Emilio la puntata scorsa l'aveva detto, che proprio c'era stata questa corsa alla carta igienica, perché non si sa mai, giustamente. Sì, adesso le forniture come vanno? Ci sono? Avete, insomma, ne avete a soddisfazione oppure avete problemi? No, però posso fare una domanda? Loredana, lo senti Emilio che vuol farti una domanda? Sì, sì.
Sì, no, sì. Dico, c'è secondo te questa corsa a rifornirsi di carta igienica ha a che fare col fatto che là, per esempio, non ci sono dei sanitari che invece in Italia abbondano? Loredana ride. Pensa proprio di sì, Emilio. Pensa proprio certo, di sì. Perché me lo sono chiesto pure io, perché a noi, se tutto manca, se manca il giornale, se manca la foglia di fico, cose, ci abbiamo questa cosa che si chiama bidet, si può dire questa cosa. Sì. Uno dice, beh, vabbè, almeno mi lavo con la capito. Là, se tu non c'hai il bidet e non tieni manco la pasta da bagno, ti devi proprio togliere, allora prendono chili e chili di per dire. Così. Vabbè, adesso stai entrando in particolari che diventano a dir poco scabrosi. Senti, no, Loredana, sì. È un'altra domanda. Boris, come sta? Tu hai notizie fresche? Beh, so che al momento è uscito dalla terapia intensiva. E questa è arrivata anche in Italia. Cioè, sì, sì. E perché dovrebbe avere notizie fresche? Secondo te cosa farà appena uscito proprio dall'ospedale? Ma secondo me dovrebbe insomma tornare a pigliare il bastone e guidare. No, le vuole lui le bastonate, però le vuole lui, perché vedi, in questo momento si è unita al gregge. Questo ha detto, dovrebbe prendere il bastone e continuare a guidare il gregge. Questo in teoria, poi vedremo in pratica. Beh, allora, tu che cosa fai a Cambridge, Loreda? Onesto, però. Cosa fai? La bibliotecaria. La bibliotecaria, Emilio. Ecco qua. Puoi consigliare un libro ad Emilio, che è un fine cultore di letture particolari? Sì, uno nuovo, perché l'ultimo che ho letto è il libro Cuore, mi è piaciuto. Una delle ultime. Perché ridete? Non capisco. Che al momento il libro è introvabile in quanto bestseller è Scritti Cozzali. Va bene, detto da una bibliotecaria vale doppio. Guarda, un bacio da parte le pugliesi e i pugliesi. Grazie mille, Loredana. Ciao. Brava. Loredana, leggi qualche altro messaggio, Emilio. Leggi qualche messaggio. Leggo io? Sì, ce l'hai qualcuno? No, c'ho un messaggio meraviglioso. Aspetta un attimo, c'ho un messaggio. Eccolo qua. C'è un messaggio meraviglioso di una persona che in un messaggio ha voluto salutare tantissime persone, perché sembra un gruppo, Antonio, di persone che sia un gruppo molto coeso, che poi si è esploso, è andata ad abitare tutte le parti della. Infatti questo dice: un grande bacio a mia moglie Antonella che mi sopporta, che è già una è giusto che sia un atto di consapevolezza. Un saluto a Silvia, la mia ex coinquilina, mezza marchigiana e mezza trevigiana, ancora non l'ho capito, un bel rapporto con questa ragazza, che è una vostra fan sfegata, vabbè, e vi guarda da Bologna. Questo un grosso in bocca al lupo ai miei due testimoni di nozze, Rob e Vito, altrimenti infermieri che in questo momento si stanno facendo un culo quando io c'è cran, per dire l'ha detto con un eufemismo, ma ha fatto bene a dirlo. E vi guardano da Verona, questo per quel Bologna, questo Verona. Un grande abbraccio all'altro testimone, all'altro Raff, il cantante, ma può essere il cantante, e alla sua dolce moglie, che vi guardano da Padova. Sì. Scusa, ma non c'avete un telefonino che vi sentite ogni tanto? Non è finito, perché un bacio di Fabio Emanuele che ci guardano da Bergamo, un salutone a Giuseppe che vi guarda da Firenze, una tiepida, questo non sta in buoni rapporti, è stretta di mano a Vincenzo che vi guarda da Torino, questo abbiamo un po' litigato. È uno che non stanno in buoni rapporti. Un saluto a mia sorella, ai miei genitori che vi stanno guardando, 200 grammi di prosciutto crudo, 150 di grano grattugiato. Un abbraccio a voi e grazie di cuore, vabbè, per riempirci. Grazie a te e un saluto a tutta la razza tua. Non prendere in giro, tra poche settimane diventerò nonno della piccola Sofia a 39 anni. Diventerà nonno mio che ha 39 anni e quindi la adotta, o diventa nonno lui che ha 39 anni. In ogni caso, adesso non voglio sapere se di quant'anni tiene la però no, 39 anni, se lui l'ha fatta giovane poi è bellissimo diventare nonni a questa età. Sì, bellissimo. Vabbè, adoro, basco le dediche, mi sento veramente una radio degli anni 70. Sì, hai ragione. Vogliamo fare una considerazione, vogliamo considerare insieme quello che succede intorno a noi. Sì, no, perché la io amo molto questi tuoi momenti di riflessione, perché ritengo
intervistando, ci porti su contenuti pregni. Vai, vai. Grazie. Allora, due cose volevo dire. Uno, che mi ero dimenticato, perché noi dovevamo iniziare la trasmissione chiedendo scusa. Sì. Perché, chiedendo scusa, perché tu l'altra volta hai detto una cosa durante l'ultima diretta che ha fatto indignare tantissime persone, che, perché hai detto a un certo, tu hai detto a un certo punto che le pesche al vino, capito? Sì. Le hai messe nel vino bianco. C'è gente che mi ha chiamato indignata. Basta, straccio. Io non lo voglio più in Puglia. Sì, ma come si vergognasse l'amico tuo? Le pesche, allora, le pesche al vino devono essere imbevute nel vino rosso, no. Soprattutto mi hanno detto primitivo. Io vi chiedo scusa che non me ne sono accorto, perché lui ha la giustificazione di non essere pugliese, io invece soprattutto primitivo. Volevo dire che avete ragione, ma è un retaggio, perché a Napoli si mettono pure in vino bianco, quindi vedi, a Napoli c'hanno queste usanze barbare, capito? Ma sta parlando Lord Trullo. Beh, vai, forza. L'altra settimana ho portato, ero orgoglioso, Tonio, volevo convincere della bontà della quarantena leggendo anche il rovescio della medaglia, dicendo quali fossero i vantaggi, e in effetti ho raccontato una statistica di quanto fossero diminuite le rapine, di quanto fossero i furti nelle case. Ieri ho letto una notizia, Antò, che veramente mi ha proprio da un lato scaldato il cuore, perché le prime due rapine da questo sono state fatte in Puglia. Adesso non per vantarci, per non farci mancare niente, però uno dice: dove sono state fatte queste rapine? Secondo gioielleria. Te? Gioielleria. No. Una banca. Eh? Una banca. Banca. No, una banca. No, gioielleria, banca no, che ti posso dire? Un negozio di alta pelletteria. No, signore, sono state fatte in una macelleria braceria, anzi in due macellerie braceria di Carbonara, un paesino vicino Bari, ma soprattutto, Antonio, è stato messo a segno ieri il colpo del secolo a un portavalori. Uno dice: Madonna, un camion pieno di monete d'oro, no, signore, pieno di sacchi di una banca, no, signore, a un camion che trasportava 40 agnelli. No, 40 agnelli. Sono andati a rubare in quelle rapine che uno si tiene, che nemmeno Ocean's Eleven, capito, proprio la pensa, hanno rubato 40 agnelli. Ora io mi domando, c'è l'agnello, ma perché non si vende più? Quanto costa un agnello per Pasqua? Perché gli è venuto a questi di rubare? C'è un mercato nero degli agnelli. Non lo so, perché io non mangio agnello da decenni, però forse sì a questo punto, però che rapina è questa, dai, veramente. Non lo so. E se chiedono, metti che chiedono il riscatto, cosa chiedono? La carbonella, che non c'era ieri, non l'hanno potuto rubare la carbonella. La carbonella per fare la brace sul balcone il lunedì di Pasquetta, dai. E poi soprattutto c'è un'altra cosa che adesso, poi passiamo, c'è un'altra cosa che però voglio chiarire immediatamente. Ci arrivano un sacco di messaggi, perché l'altra volta abbiamo parlato dei rapporti tra marito e moglie, eccetera, eccetera. C'è gente che in qualche modo, capiamo dai messaggi che ci arrivano, vive un disagio per l'estate che si sta proprio in quando, Antonio, capisci? Cioè, l'estate si sta proprio in quando. Un disagio psicologico, che disagio? No, perché estando noi in quarantena, capito? Molti si stanno un po', ecco, si stanno dedicando alla fase culinaria, diciamo, di questa... e quindi stanno mettendo peso e si dice: Madonna Santa, e quest'estate come devo fare al mare? Allora io lo dico mo, e non lo voglio dire più, io allora la pancetta, caro mio Antonio, i rotolini dell'amore sui fianchi, i fiancheggianti, un salvagente, come lo volete chiamare, lo rivendico questa volta, i muscoli, bravo. Io lo rivendico, perché io capito, considero un punto d'onore aver fatto la ciambella intorno al fianco, perché vuol dire che noi, vuol dire che sei stato un patriota e sei rimasto in casa. Bravo. Io non vedo l'ora quest'estate di andare a mare e vedere tutti quelli che stanno belli incicciottiti, perché ci dobbiamo riconoscere come i reduci, sai che ci dobbiamo abbracciare, fatta abbracciare, perché quello vuol dire che noi siamo stati a casa, in trincea, a combattere. Abbiamo combattuto la battaglia e l'abbiamo vinta a costo di mettere su chili, ma noi non ci siamo lasciati andare. Se io vado a mare e trovo qualcuno con la tartaruga, due sono le cose:
o sei Cristiano Ronaldo che si è messo, è venuto in, perché quello già ce l'aveva, magari l'ha mantenuto, capito? Oppure sei uno che la quarantena non l'ha fatta. Che la quarantena non l'ha fatta, che sei stato dietro le linee nemiche, che non hai, sei stato un vigliacco, hai disertato. Sì, sei non hai fatto la quarantena. Meglio la pancia, vogliamo la medaglia d'oro alla pancia. Lo volevo dire, questo. Allora, viva la pancetta. Via. Quest'anno che abbiamo l'autorizzazione ad averla, uno vuol combattere la pancetta, ma tenetevela e godetevela, abbiamo bravo, il tempo. Bravo. Per senti, è arrivato questo messaggio, che sì. Effettivamente la domanda è legittima, intanto io dico a tutti, di condividere questa diretta, perché tra un po' arrivano le guest star della puntata ed è giusto che abbiano una grande platea ad accoglierli, quindi sì. Cominciate a fare i video party perché stanno per arrivare, però c'è questa domanda: ma per chi c'è il termometro oggi? Dicesimi sul termometro, perché no, c'è? Allora, il termometro è un'iniziativa diciamo di colui che sovrintende questa diretta, che secondo me è lui, il dottor Raffaele Santo, che fa sganciare sempre il mio computer per lasciare data, perché evidentemente gli passa una cosa di soldi da sotto. E quella è la temperatura, per dire che noi stiamo bene, Antonio, che siamo che l'Italia sta andando avanti. Bene, benissimo. Questo volevo dire. Posso fare io una telefonata? Ma scherzi, fai tu sei padrone, questa è casa tua. Vai. Ringrazio, questo è meraviglioso, fino a quando l'Elesanto non mi farà sganciare. Volevo fare. Voi siete come il vino, più invecchiate più siete buoni. Ecco. No, allora vi devo dire questa cosa. Allora, ho trovato, tra i tanti che ci scrivono, perché ci hanno scritto, io devo dire questa, aspetto un attimo che intanto trovo, eccolo qua. Che mi ero preso. Chiedi a tua moglie dove posso comprare un tuo sostituto. Hai capito la signorina Antonietta? Buon gustare. Do il numero di mia moglie? Glielo chiedo. Dale il numero, vedi tu. Vai, vai. Allora, telefonata. Allora, no, questa persona si chiama Fabrizio Paparesta. Fabrizio Paparesta, perché lo introduco semplicemente perché lui ha vissuto una tragedia e vogliamo che ce la racconti, perché lui è partito per le vacanze ed è andato, udite udite, in Thailandia a fare le vacanze con la fidanzata e dalla Thailandia non è potuto più rientrare, penso un poco. Oh Gesù. Aspetta, come adesso però è rientrato, però è dovuto rimanere in Thailandia. Sentiamo, intanto mi dicono che siamo 5.000, dobbiamo essere ancora di più, mentre Emilio prende la linea, condividete questa diretta perché Fabrizio, dobbiamo... Antonio, aspetta Fabrizio che siamo in viva voce in una diretta, ecco, mi sentite? Mi senti? Ecco, perfetto. Allora Fabrizio, io ti ho annunciato, ho detto... che tu sei intanto proprietario di un ristorante a Lecce, alla fine di questa quarantena ti verremo a trovare noi e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Allora, io ho raccontato, tu dacci la conferma, che tu sei partito in vacanza per la Thailandia con la tua fidanzata. Sì, con la mia socia. Va bene. Ah, non è la fidanzata? No, è la mia socia del ristorante. Ah, no, infatti mi sembrava strano che uno andasse in Thailandia con la fidanzata, però ognuno sa i fatti suoi. Però... ogni anno andiamo insieme. Voi due andate, ed è la socia, tu sei sicuro che è la socia? Sì. Lei lo sa di essere solo la socia? Oppure... Assolutamente sì. Allora, mi dici che è successo. Cioè, a un certo punto, finita questa vacanza che dovevate fare in Thailandia, voi volevate tornare invece... No, noi praticamente il 18 di marzo avremmo avuto l'aereo di ritorno. Non la prenderà la lontana però, No. Avremmo dovuto rientrare dalla Thailandia e ci hanno cancellato il volo praticamente. Per cui dal 18 di febbraio al 5 di aprile siamo stati appesi aspettando notizie dal governo, dalla regione, che fortunatamente poi abbiamo avuto. Quindi perdonami se ti interrompo, uno si immagina che tu abbia vissuto un momento infernale, perché addirittura tu ti sei dovuto rivolgere al consolato per tentare di rientrare in Italia. Posso domandarti dove sei rimasto? Quanto tempo in più sei rimasto? In più sono rimasto altri 18 giorni. E dove? Sull'isola di Koh Phangan.
sull'isola di Copangan, che non è Copangan una cosa nostra pugliese, l'isola di Copangan è una meraviglia, possiamo dire. È fantastica, sono stato, è meraviglioso. Ecco, tu praticamente quello che voglio sapere, voi siete rimasti 18 giorni nell'isola di Copangan a spese di chi? A spese nostre, purtroppo. La tua socia ha contribuito, la socia? Assolutamente sì, nel senso che voi siete rimasti a spese vostre e tentavate disperatamente di tornare in Italia. Io la prima domanda che vorrei farti è questa. Vabbè, comunque Emilio, ti posso dire, volevo rimanere bloccato pure io in quello che stava dicendo, stavi in un paradiso tropicale, perché volevi tornare in Italia dove qua stavi io in una telefonata a questo utile, ma ci vuole, cioè rimanevo io in Thailandia. Scusa, stavamo effettivamente molto bene, ma avevamo paura del rischio pandemia che arrivasse lì. Ah, lì e sei venuto in mezzo al gibillero che stava a questo cittadino, devo dire la verità, anche perché insomma alla fine stavano anche finendo i soldi, dobbiamo dire la verità, per cui eravamo preoccupati anche per questo, anche perché le mediche in caso di pandemia li non coprono. Fabrizio, vabbè, mi dà la stura per Fabrizio, dire che la pandemia voglio venire io in vacanza con te, me la voglio fare io tutti insieme la pandemia, io te la so. Mattina va, intanto queste sono le foto da far vedere, guardate qua, ce l'hanno appena mandato, questa è la classica foto dei pacchi arrivati dalla Puglia con tutte le cose di Pasqua, perché questi fuorisede sono rimasti, ecco, al nord e la famiglia ha pensato bene di rifocillarli. Ecco che fine ha fatto, capito, il contenuto del camion dei 40 agnelli, capito? L'hanno spedita ai pugliesi in giro, capito? Perché uno... Questo invece, vedi cosa ci scrive da Parigi? Questo è Parigi, c'è la focaccia, cioè le friselle, e questo scrive: la mia ragazza non parla italiano, ma ogni sabato lei aspetta la diretta per mangiare le friselle. Vi voglio bene, Michele da Parigi, anzi Michel a sto punto, eccolo qua, guarda, c'è bel Michel da Parigi, bellissimo, quest'altro, guarda questo pure, questa qua ci sta guardando, Giorgio, guarda qua, Giorgia, addirittura col merchandising. Ah, la maglietta dei nostri ospiti, di quelli condividete, fate condividete. Il posting, fate aumentare i collegamenti, perché sennò quelli poi non tornano più a trovarci, che quelle sono guest star. Questi invece sono due amici normali, vedi che ci stanno guardando adesso, lei ha fatto la foto a lui, bei momenti di vita normale. Emilio, però a questo punto spalanchiamo la finestra della poesia. È un altro spazio che ti sei ritagliato nel modo migliore, perché ti dico che in tanti godono ad ascoltare alcune poesie in vernacolo barese. Certo, non sono comprensibili da tutte e da tutti, però quello che dovete apprezzare è la musicalità e soprattutto... Hai ragione, perché la lingua pugliese è una melodia per chi la sa apprezzare. Io poi indegnamente in questo momento la rappresento, però ho scoperto, Antonio, l'hai scoperto tu insieme a me, che c'è un popolo di pugliesi poeti, perché ci spedite adesso Emanuele Buonvino. Emanuele Buonvino, che ci ha spedito questa poesia che io leggo con grande piacere, ma ce ne state spedendo tante, anzi volevo dire che noi non abbiamo un criterio per la scelta, la prima che arriva la leggiamo. Emanuele Buonvino ha scritto questa poesia che io adesso leggo. Vai. E che non ha neanche un titolo, però siccome parla dell'oggi si capisce, insomma, io ve la voglio dedicare a tutti, non solo a tutti i pugliesi, ma a chi ha la voglia di apprezzare anche la bellezza di questa lingua. Sentite un po' che meraviglia. Vai. Christ ha caduto 3 volte. Non so capisce. Ci siamo spazzati de gambe de cervid, ci siamo rialzati e siamo caduti a rete. Gli indacchi de 3 cadute de Christ stanno le cadute de tutto quanto, ric, poverit, sand e fetind. Gesù sa che noi siamo sempre cadenti, ma sa pure che siamo fatti de terracotta, a che sin già bastato un padre eterno. Ma ci stiamo in una presso wald, già mandremo e ci facciamo de meno male. A che sia la vita, una processione de cadute rialzate, a remanendere insieme.
pur Gesù s'ha balzato, ma perché ha barvato Cirene, se no rimaneva in der pur iede, allora Chamonnanz, Chamonnanz, anche se u Cirene non ci sta per noi, ma ci chiamandamo buona buona u Cirene nest, ie Gesù. Emanuele Bombino, bravo, grazie, grazie Emanuele, bravissimo. Però io, senza nulla togliere ad Emanuele, guarda, questi arrivano i messaggi, è appena arrivato questo Oscar che chiede di vedere Menopausa. A questo punto ha detto non c'è. No, vabbè, adesso tu non ci chiederai. Non devi passare dal sacro al profano, però è quello che stiamo facendo, è strano, io non trovo più niente qua. No, voglio dire che noi non solo arrivano le poesie delle persone che ce le mandano, ma arrivano anche le poesie di autori che ci fanno le, perché Menopausa è uno dei più gettonati, Antonio. Però, diciamo la verità, non è bellissimo questo fatto che noi l'abbiamo detto sin dalla prima puntata, vogliamo creare questa comunità e l'idea che addirittura ci sia questo scambio creativo, non è bellissimo? Non è bellissimo? Piacere, buonasera. Ah, che non credevo fosse già entrato nel personaggio. Le chiedo scusa, Non è il caso di mettere il cappotto, sì, che mena la calora. Hai ragione. Bene. Dalla mia prima raccolta di poesie intitolata Chi prima, chi dopo, tutti dobbiamo uscire. Oh, santi Dio. Vorrebbe piacere. Vorrei recitare la poesia Pasqua. Pasquetta e niente più. Un ossicino di abbacchio t'è andato di traverso. Hai tossito. Hai visto che non eri il virus? Bene. Buonasera. Buonasera, veramente. Questo ce l'hanno mandata pure questa, sì. Questo ce l'hanno mandata, che è bellissimo. Mamma mia. Senti, guarda, io vivo solo e sono in astinenza forzata, però in compenso sto conoscendo un sacco di femmine su Facebook, così recupererò dopo. Non lascio il mio nome, se no mi sgamano e annullo tutti i sacrifici di questa quarantena. Quindi questo è capito. Ecco, abbiamo trovato uno che gli è piaciuto, capito? Sì, ha trovato cosa fare. Va bene. Adesso il fatto che tu sia controllato vuol dire che non sei proprio totalmente libero di fare quel che stai facendo. Ognuno si diverte come vuole, come può. Antonio, io adesso non voglio rubare tempo, come dicono le persone. Solo questi ci stanno seguendo. Guarda, queste, poi passiamo alle guest star, però queste è troppo belle. Ci stanno seguendo in diretta dal Policlinico. E nel pancione c'è Stella, che forse sta ascoltando la nostra voce, tra un po' la nostra musica, e chi la sta per partorire dice che la cosa più bella che possa capitare a Stella è incontrare persone come noi nella vita. Ah, beh, addirittura il padre sarà contento. grazie, che bello. Non c'è nome più bello. Avete condiviso questa diretta? Vogliamo salire di numero, perché quelli stanno arrivando. Allora, io direi di presentarli adesso, Antonio, perché quelli stanno scalpitando da più di una settimana che hanno preparato la loro una reunion, perché anche loro vivono separati, bisogna dirlo questa cosa. Uno sta nel Norfolk e l'altro vive presente nel sud, addirittura del New England. Infatti si sono riuniti proprio per fare un regalo a tutti coloro i quali seguono questa diretta. Il brano è molto conosciuto, ma loro lo hanno risuonato. Lo hanno risuonato, ma lo hanno suonato, Antonio, da casa. Come fare? Bravi, l'hanno suonato da casa, ognuno
con i mezzi che aveva, qualcuno ha dovuto, ha suonato la batteria con quasi con i bonghi, con le cose. Però, questa cosa è stata fatta. È stata fatta, è piaciuta, perché loro ci vediamo dopo per farci gli auguri di Pasqua, ma per ora noi siamo orgogliosi di presentare in esclusiva assoluta, lo possiamo dire, Emil, perché questo... in esclusiva su questi social, assoluta, di mondiale non posso dire. Assoluta, noi siamo felici di introdurre con Sim to Wrestling Lies, ladies and gentlemen, solo per voi, only for you, the OSI. OSI! Pront? Una, ma se pensate che sta a feuce? Meidon, meidon, mi lieve di me di keut. Cosa fa da rete chiocchio? Costeggiando paura, lo frutto di mare volevano assaggiare, vongolo cozze rights mangiarono taut, non è che muove bene le battaglie, ma nasci a casa picchio cin di 27 e ci scemma fanno giare troppi gli indascivenet. Tornai la benzina, rimanai in dair, facem na saut de fagaura de maer. Simo tu rising lies, sama mo fe, ma melodi nais, bebeie di parlet, mol fer de boil, ste paul me, vero la sae, la palla ce non vai. Simo tu rising lies, siamo tre, ma me lo dirai, bebei e di barlet, molfette boil, stefane, però la sai, la palla è giù un paio, siamo tu rising lights, siamo tre, ma me lo dirai, bebei e di barlet, molfette boil. Se paune, però la sai, la palla ci rompai. Proprio alla fine, ma proprio alla fine, no, io mi ero messo anche la maglietta. Oh, meraviglioso, meraviglioso, ma l'hai visto? L'hai visto? Fantastico, è stato un contributo pazzesco. Avvisiamo tutte e tutti che però nei prossimi giorni metteremo il filmato e vi avviseremo in modo tale che possiate rivedervelo con gioia. Qua già arrivano i commenti
Kiss solo cosa bella, da Londra ci scrivono, sono felici. E a Londra ne capiscono. Il tempo non è mai passato, grande, quindi bellissimo, che bello, sono felicissimo Emilio, abbiamo chiuso nel modo migliore, abbiamo fatto bene, guarda, avete fatto commuovere, ci hanno scritto un sacco di cose, guarda, messaggi che arrivano, adesso c'è una foga di messaggi, che bello, che bello. Allora posso solo ringraziare tutti i componenti degli OSIS che hanno fatto un lavoro meraviglioso, soprattutto Michele Marmo, per tutti, voglio dire, ma perché insomma, non solo è stato lì al missaggio partendo da contributi assolutamente indicibili, perché c'è gente che ha cantato nel bagno, nella doccia di casa, in mezzo per dire non diciamo chi, ma c'è stata gente che ha cantato in diretta sul terrazzo. Che ha cantato in diretta sul terrazzo, vabbè, ha cantato in diretta sul terrazzo, e insomma a loro il bacio, l'abbraccio più grande, perché sono veramente dei grandi artisti, e soprattutto gente che non si tira indietro, gente che sta distruggendo le proprie carriere insieme a noi. Eccolo, che cos'è? Non vedo Antonio, che dice? Vogliamo il video degli OSIS da condividere, lo avrete, noi abbiamo rimesso musica in sottofondo, andiamo a chiudere. Non possiamo che augurarvi una serena e casalinga Pasqua, anche così sarà per il lunedì dell'angelo, perché voi vi dovete mettere come vi dovete mettere, dovete stare in casa. Questa non avevi brividi da prima che iniziasse la quarantena, cioè per colpa di questa cosa che abbiamo fatto gli sono venuti i brividi, mo si vuole andare a ricoverare, ecco qua. Va bene amici, ciao auguri. Buona Pasqua, auguri a tutti, auguri Antonio, auguri. Non si facendo chiudere, no, ma manca tu, è tutto arrasato. Vidi, c'è Romano a casa, a Roma, non tornare. Impara a cantare, non andare sui terrazzi a far finta. Stata a cast, questa è la verità. Il senso del ritmo di un criceto. Hanno detto che non ti devi mettere di profilo, altrimenti la notte non dormono. Sei bello lo stesso, ti voglio bene. Ciao, buona pace. Ti voglio bene, chiudi tu, dai, chiudi tu. No, chiudi tu. No, dai, una volta chiudi tu, non lo fai mai, dai. Allora, chiudo io e poi dopo. Vabbè, chiudo io, dai. Allora, vuoi chiudere tu? Chiudo io, dai, chiudo io. Chiudo io. Uno, perché una volta tre. Che stavo per dire che stavo per chiudere io. No, volevo... chiudo io. Uno, due, tre. Vabbè. Regista, chiudo io. Uno, due, tre. E vuoi che chiudo io? Regista, uno, due, tre. Visto? È semplice. Auguri.